viaggi di gusto quest'oggi nella bella città di Asti. Siamo all'interno di un hotel, Hotel Castello, e con grande piacere incontro uno chef, Pier Mario Monzeglio, correggimi se sbaglio, mi raccomando, e questo è il ristorante dell'hotel che è il Cambio Cavallo. Giusto. Dico bene? Tu, Pier Mario, sei uno chef del territorio, perché mi pare che arrivi da Moncalvo. Moncalvo, esatto. Perciò vicino. Vicino, sì. Bue grasso, tartufo, buona cucina. Buona cucina. Prima di approdare qui al Cambio Cavallo hai avuto tu un locale. Sì, dimmi. Ho avuto un ristorante, l'Enoteca La Bella Rosina, sì, di Moncalvo. Sì. Per 11 anni. Hai fatto la tua esperienza. Ho fatto la mia esperienza, sì. E siamo approdati qua. Allora, qui c'è un tavolo meraviglioso e vedo già delle tue creazioni. Hai preparato un antipasto, un primo, un secondo e poi parleremo del dolce. Vuoi raccontarci quell'antipasto cortesemente? Sì, quell'antipasto è un trittico tendenzialmente piemontese. Sì. Quindi abbiamo due tagli di fassona piemontese, che una è la coscia battuta a coltello, sì, e il filetto di fassona con scaglie di tartufo nero estivo, in questo caso. Esatto, lo scorso estivo. E scaglie di parmigiano sulla battuta. Esatto. In mezzo? In mezzo abbiamo una crema di peperoni di Carmagnola. Buoni. Il coniglio grigio di Carmagnola. Certo. Il tonno di coniglio. Tonno, esatto. E delle verdurine croccanti leggermente acidule. Beh, devo dire che è un antipasto sostanzioso, insomma, ecco, sì. Si fa già pranzo con quello. Poi c'è un classico della cucina piemontese, il primo. Sì, i nostri agnolotti tre arrosti. Conditi con del burro fuso, sì. e tartufo nero scaldato insieme e poi con la grattata di tartufo sopra. Ed è sempre un grande piatto, sì, all'agnolotto, sì. Mettila come vuoi, è sempre un grande piatto. È il nostro grande piatto. La vedo ancora carne. Questo è il filetto di fassona, sì, leggermente scottato su un letto di prataioli, patate, prezzemolo e un ristretto di fondo bruno. Ecco, quando parliamo di fassona parliamo della razza fassona, della razza bovina piemontese, esatto. Che insomma chapeau, perché provale tutte, ma io credo che la Piemontese insomma possa sempre dire la sua, esatto, in tutte le parti del mondo. E poi c'è un dolce particolare. Facciamo una cosa, Pier Mario, sì, invece di brindare come facciamo spesso nei ristoranti con il vino, con i calici, brindiamo con questo tuo dolce, questa tua creazione. Certo. E allora a questo punto non ti resta che raccontarcelo il tuo dolce, perché vedo del cioccolato bianco. Sì, è una sfera di cioccolato bianco con all'interno un gelato alla nocciola della tonda gentile su una polvere di pasta frolla al cacao. E poi va completato con la cioccolata. Allora ringrazio Pier Mario Monzeglio, ringrazio gli amici qui del Cambio Cavallo, Hotel Castello, dalla bella Asti, ci godiamo il dolce con tutti gli altri piatti del ristorante e vi rimando ai prossimi appuntamenti con Paesaggi di Gusto. Grazie.